Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Parliamo di libri. In lettura digitale ho letto Scompartimento numero 6 di Rosa Lixom, pubblicato Iperborea. Con questo libro l'autrice finlandese vinse il Finnish Prize nel 2011, prima edizione 2014, tradotto in Italia da Delfina Sessa, che cura per questa edizione anche una postfazione. Ho conosciuto l'autrice e il titolo grazie a un video di Melania Costantino che taggerò appunto nel video e mi manderò anche al link del video che lei fece. Devo essere sincero che da quando ho aperto il canale ho avuto modo di aumentare la mia voglia di leggere grazie appunto a tutti coloro i quali hanno aperto canali e parlano di libri, da cui la stessa Melania. Non è la prima volta che prendo spunto e seguo consigli di lettura e anche questa volta mi ritengo soddisfatto. Scompartimento numero 6 prende anche spunto da un racconto di Chekhov e il numero 6 viene preso come corsia numero 6 una novella di Chekhov, invece la nostra autrice lo costruisce come scompartimento numero 6. Ci troviamo negli anni 80 a Mosca, alla partenza della Transiberiana. Transiberiana è il tratto di strada ferroviario che appunto una locomotiva, un treno, affronta da Mosca per arrivare fino alla capitale della Mongolia, Ulan Bator. I protagonisti di questo romanzo io ritengo siano la Transiberiana e la Russia e poi anche la Mongolia. L'Unione Sovietica, si può dire, di cui la Mongolia e anche parte della Cina vengono definite come province. Ci sono dei personaggi anche come la nostra protagonista Giulia e il nostro russo Vadim. Giulia, studentessa moscovita di origini finlandesi, la finlandese che va a studiare a Mosca, che lascia il suo fidanzato per affrontare questa transiberiana e cercare un'iscrizione rupestre a Ulan Bator. Invece il nostro Vadim, operaio stacanovista russo, torna a lavorare in cantiere in Mongolia e lascia la moglie e figlio appunto per affrontare un periodo di lavoro. I caratteri tra i due personaggi sono opposti, taciturna la donna, fin troppo cerviero il nostro operaio, orgoglioso della Russia, amore e odio, orgoglio misto a critica dell'Unione Sovietica per quanto riguarda Vadim, e ne ha una visione, per così dire, onirica di nostalgia e ricordo Giulia. In questo libro si affrontano vari temi, il rapporto tra uomo e donna, l'amore. Il tutto con un tocco di poesia perché ci sono alcune espressioni e descrizioni che vanno e contaminano il campo della poesia, non solo della narrativa. La scrittrice è finlandese e in parte i temi raccontati in questo suo libro sono vissuti, sono stati da lei vissuti e di questo si sente una partecipazione. Ci sono tematiche attuali come la decadenza e la descrizione precisa della vita dell'Unione Sovietica verso la fine della vita e dell'esistenza dell'URSS, il rapporto con gli stati amici quasi province come la stessa Finlandia, schiacciata tra NATO e URSS di fatto, tra NATO e il Patto di Varsavia, e tutto ciò all'interno di questo percorso, per la gran parte del romanzo, poi ci sarà un pezzo in Mongolia, è un muoversi, ma rimanendo fermi, perché si è fermi all'interno del treno che viaggia e esplora gran parte dell'Unione Sovietica, torna a ripetere. È un libro delizioso che Delfina Sessa riesce anche attraverso la postfazione preziosa a darci ulteriori chiavi di lettura e rimandi che non si riescono a capire se non dopo appunto aver affrontato questa parte.
parte finale del libro. In sé la storia è lineare, due persone affrontano un viaggio insieme da caratteri opposti, uno violento, ciarliero, arrogante, un'altra ferma, taciturna e persa nel passato che la logora, che la porta a lasciare Mosca. Il tutto questo è racchiuso in una descrizione mirabile del paesaggio, neve, 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 stenti, lavoro, inquinamento, grandezza architettonica, descrizioni di Mosca e di tutto il paesaggio delle varie città di frontiera e anche della Mongolia, uno dei paesi, a mio modesto avviso, non, almeno a me, estremamente familiari. Quindi questo è un libro che porta anche a viaggiare in questo senso. Leggerò sicuramente altro dell'autrice, mi ha incuriosito e il fatto che non sia russa ma finlandese, ma che riesca a descrivere così bene i vari aspetti della vita quotidiana di quel periodo e della descrizione della dittatura comunista e della sua patologia nella chiusura è un elemento ancora più caratterizzante e interessante della lettura di questo libro. Libro di 240 pagine, l'ho letto in formato digitale, particolare di Peboe, sempre l'impaginazione, almeno in gran parte delle sue collane, di questa diciamo, larghezza molto più piccola, allungata, quasi a forma di mattonella direi, che ne fa sempre elemento caratterizzante, come lo stesso Peboe come letteratura nordica, ed è tra le case editrici sicuramente con cataloghi interessanti e che la caratterizzano. Quindi, scompartimento numero 6, Rosa Dixon, una lettura che esplora il non europeo. In realtà la Russia è europea, era europea durante gli zar, poi c'è stato questo momento lungo, partendo dalla rivoluzione d'ottobre e della costituzione dell'Unione Sovietica, che ha fatto sì che venisse costruita una cultura autarchica dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che non sono solo la Russia, sua grande repubblica, ma composta da tutte le repubbliche baltiche, Kazakistan, Uzbekistan e poi di fatto repubbliche satelliti come Cina, Mongolia e molte, molte altre. Si parla anche di come la guerra in Afghanistan inizi a sgretolare la dittatura di Brezhnev, quindi ci si anche avventura verso il percorso che porterà alla perestroica, lo si può percepire, e quindi è un buon modo per avere un ulteriore aspetto di quel periodo e di quella gran nazione che poi è sfandatasi e che ha lasciato alle repubbliche post-sovietiche nuove repubbliche nazionali. Quindi troviamo un libro accattivante, non leggero, si parla anche di abitudini che sono patologiche in alcune nazioni, come un consumo quasi come se fosse regolare di superalcolici, come la vodka. Si parla anche di elementi, perché no, culinari, di molte pietanze, poi c'è un glossario alla fine che lo chiarisce, e riflessioni molto interessanti di vita vissuta e elemento interessante, oltre alla narrazione, ai ricordi che la ragazza poi ha, perché di fatto il viaggio è tutto visto, si osserva ciò che accade alla ragazza, poi Vadim interviene raccontando suoi aneddoti. Viene anche, dicevi, anche incarcerato, una persona violenta che ama e odia la Russia, critica i militari, i dirigenti di partito, però tutto visto e ascoltato dalle orecchie della ragazza che non parla, ascolta, parla rarissime volte e poi il narratore descrive ciò che la ragazza affronta, vedrete città, stazioni e affronterete la lentezza del viaggio e la descrizione meravigliosa dei luoghi che
che il treno affonda nella sua velocità. Quindi il mio consiglio di lettura è Scompartimento numero 6, scritto da Rosa Dixon, vincitore del premio Finnish Prize, quindi premio di Finlandia 2011, pubblicato 2014 per Iperborea. A tutti un saluto, ciao ragazzi!